amanti del cinema, io sono la Vero ed oggi vi porto una recensione da il mare. Sì, lo so, di nuovo su Facebook, lo so che nessuno segue Facebook, ma non importa, mi era saltata la luce in casa poco prima di filmare queste recensioni, quindi ma ve le porto da qua, il mio studio estivo, immagino. In ogni caso, il film di cui voglio parlare oggi è Midsommar, diretto da Ari Aster, lo stesso regista di Hereditary, che è stato il mio film preferito dell'anno scorso, nel caso non avete visto la mia top 10 dei migliori film dell'anno scorso, la potete trovare qua. Avevo altissime aspettative per questo film, perché mi era appunto piaciuto veramente, veramente tanto Hereditary. Parla di questo gruppo di ragazzi che vanno in vacanza in Svezia, mi sembra, o Norvegia, posso dire Svezia o Svezia, in questo posto dove letteralmente ci sono, come si dice in inglese, red flags a destra e a manca su cose creepy che compaiono e loro non vogliono andare via e che cercano di andare via. Beh, guarda il film per vedere cosa succede. Allora, partiamo subito col dire che non è, a mio parere, allo stesso livello di Hereditary. Non mi è piaciuto quanto Hereditary, però allo stesso tempo è comunque un film interessante da vedere. Se non al cinema, in ogni caso anche su piattaforme streaming, Netflix, eccetera, eccetera. Perché? Allora, partiamo col dire che tutti gli attori recitavano benissimo, soprattutto la protagonista, interpretata da Florence Pugh, mi sembra, qualcosa del genere. Pug. Little Pug Face. Se non avete visto Extras, guardate Extras. Comunque, lei è veramente, veramente brava in questo film. Attraversa una miriade di emozioni a destra e manca. L'inizio del film è tutto dedicato al suo background e su quello che prova internamente per il resto del film. E devo dire che era uno dei momenti più forti dello film stesso. E avrei quasi apprezzato se il resto del film fosse più su quella linea lì, invece che quello che è successo effettivamente. L'ambientazione bellissima, ovviamente, con quell'aspetto nordico, anche il fatto che comunque c'è pochissima notte, o se c'è notte comunque sempre abbastanza chiaro, è molto surreale. Diciamo che questo film sia, esatto, la parola giusta per descriverlo è surreale. E a proposito di surreale, sentite un rumore di cornetto che viene masticato? Beh, quello è Eric. Perché si sente? Penso di sì. Penso che senta rumore di cornetto. Vabbè, sono in vacanza anch'io. Ad ogni modo, la colonna sonora pure super mega creepy ci stava assolutamente. Probabilmente l'aspetto che mi è piaciuto leggermente meno del film è la violenza troppo esplicita in molti momenti. Sì, in realtà c'erano solo alcuni punti in cui vedevi, non so, cadaveri o cose del genere. Qua era molto più, diciamo, te lo sbattevano in faccia molto volentieri. È finito? Ma finiscilo! Cioè, diciamo che era quel tipo di violenza che sarebbe stata molto quasi più efficace fuori scena che non effettivamente vista in primo luogo, come è successo nel film. Poche parole, cioè non mi serve vedere la morte di certe persone, che ovviamente c'è gente che muore perché è un film horror, comunque si capisce. Invece, ah no, sì, vi dobbiamo far vedere quello che succede, ta ta ta. Voleva essere molto più scioccante, voleva essere quasi più di contrasto con questa ambientazione così paradisiaca, far vedere invece una violenza, il sangue, però lì è tutto ta 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 ta. Posso contare che poi in generale questo film mi ricordava molto The Wicker Man, soprattutto verso la seconda metà del film in poi colpiva moltissimi degli stessi beat e, diciamolo, certe cose che sono molto famose proprio per The Wicker Man c'erano in questo film e non riuscivo a non pensare a The Wicker Man mentre lo guardavo, e questo ha detratto un po' dal film in sé, che è un po' un peccato, perché secondo me potevano andare in direzioni un po' più diverse. Poi magari esiste veramente questo culto, esiste veramente questo folklore svedese, allora proviamo a essere più fedeli possibile a quello che è successo in passato, però allo stesso tempo non riuscivo a non pensare a Nicolas Cage. Che dire di questo film, per concludere? Come concludiamo questo film? Hai qualcos'altro da aggiungere? Beh sì, quando pianifichiamo la nostra vacanza in Svezia,
Beh, non d'estate a quanto pare. Mi piaceva durante il film cercare tutti gli indizi sulle pareti o sui disegni. Dice, ah, questo qui succederà sicuramente. Sì, vero, è vero, moltissimo foreshadowing. Qualcosa si è provato. Alcuni erano un po' troppo di nuovo messi lì. Ah, adè, questo sarà importante, succederà più avanti. Non ho capito. Ci sono molti più indizi che ho colto subito rispetto a Hereditary, però allo stesso tempo mi permettevano già di vedere dove sarebbe andato il film, quale sarebbe stato un po' il finale. Sì, a me, cioè, mettiamolo, che fosse un colpo di scena. Se finisce come ti aspetti che finisca, senza andare in, senza dire troppi spoiler. Quanto daresti a Midsommar? 3,5-4. Penso anch'io. Soprattutto col pensiero di Poyle, perché allora ero più molto forte, poi piaceva la fotografia bellissima. C'è questo punto in cui letteralmente la strada è capovolta ed è sul cielo, invece il cielo è sotto, tutto questo casino intrecciato come se entrassi quasi in un altro mondo, tipo Narnia, entri in Narnia e si capovolge tutto. Quello era, cioè, sono tante piccole cose così che erano molto belle da vedere, però sì, cioè non è che raccontava una cosa troppo nuova. Cioè, era bello il modo in cui affrontavano appunto il lutto e le psicosi di questa povera ragazza, che di nuovo, senza spoiler, le succede di tutto all'inizio del film. E niente, anch'io darei... Sì, diciamo che non lo riguarderei così volentieri come era di Hereditary, soprattutto per via di quei momenti di violenza gratuita. Quindi sì, direi anche un bel 3 popcorn e mezzo su 5 per Midsommar. E voi invece che cosa ne pensate di Midsommar? Lasciate pure un commento qua sotto. Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, condividetelo e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale cliccando l'icona e la campanella. Qua sotto potete trovare i miei social e per oggi è tutto, un bacione e alla prossima. Ed ora si va al mare.